Bentornati. Oggi vediamo una tecnica molto carina e molto divertente che ci permette di ottenere un effetto disegno relativamente in fretta. Allora, noi qui abbiamo un livello che è la nostra immagine. Lo prendiamo e lo trasciniamo su quest'icona, oppure premiamo Command J per duplicare il livello. Una volta che l'abbiamo duplicato, premiamo Command I o Ctrl I se siamo su PC. A questo punto selezioniamo un livello di regolazione per il bianco e nero. Lo lasciamo posizionato in cima e va bene così. Selezioniamo il nostro livello copiato che abbiamo invertito e mettiamo come metodo di fusione colore scherma. Se vedete che l'immagine è diventata completamente bianca, non vi preoccupate, non avete sbagliato niente. A questo punto andiamo su filtro sfocatura e controllo sfocatura. Vedete che a questo punto la nostra immagine pian piano riappare e a seconda del raggio che noi diamo alla nostra sfocatura abbiamo un effetto diverso. Ovviamente qui dipende dall'immagine su cui stiamo lavorando, dipende dal piano che abbiamo fatto e dipende dalle dimensioni. Però vedete che se lavoriamo sul raggio della nostra sfocatura riusciamo a ottenere un effetto disegno abbastanza evidente e abbastanza preciso. In questo caso io avrei praticamente finito. Tenete conto una cosa, in questo momento se noi volessimo lavorare in maniera non distruttiva, quello che dobbiamo fare è semplicemente convertire in oggetto avanzato la nostra immagine dopo aver fatto inverti, perché inverti non funziona sugli oggetti avanzati, e andiamo a selezionare controllo sfocatura dopo aver attivato l'oggetto avanzato. In questa maniera qualunque modifica noi andiamo a fare rimane immagazzinata qui e noi possiamo attivarla e disattivarla in qualunque momento, o facendo doppio clic su controllo sfocatura possiamo riaprirla e operare nuovamente delle modifiche. Se salviamo il file in formato PSD possiamo riaprirlo successivamente e apportare delle nuove modifiche, tutto questo senza deteriorare assolutamente la qualità della nostra immagine originale. Bene, spero che questo effetto vi sia piaciuto, provate a usarlo, fatemi sapere se funziona e noi ci vediamo presto.